come funziona adesso per un soggetto diversamente abile andare a recarsi presso un cassonetto stradale, alzare con il piede la leva per sollevare il cassonetto rispetto a un servizio in cui te lo vengono a prendere a casa. E questo lo dico anche perché sembrava che o lo mettevi fuori o metti fuori il cassonetto della raccolta del differenziato, indifferenziato che sia, nei giorni in cui pubblicamente lo dicevano, lo metti fuori più. Ma se uno non ha il bustolo pieno, non è che è necessario lo metta fuori, anzi. Quindi non è che c'è un cambio di frequenza in cui uno va a portare la spazzatura fuori. Nel momento in cui è pieno lo va a portare fuori dal cancello di casa invece al cassonetto. Mi sembra che rispetto alle questioni sull'handicap, poi ci sarà modo di confrontarsi anche in altri momenti, ma sia un vantaggio più che uno svantaggio. A Giacomelli rispondo sulla votazione. Io non avrei pensato che in consiglio comunale si facesse una discussione sul se proprio porta a porta sì no in modo referendario. È chiaro che porta a porta si approva con una serie di atti anche più tecnici, e che sono tutti questi qua, cioè il nuovo regolamento sui rifiuti, il piano finanziario, la FIA, e che questo è il passo vero in cui si approva il porta a porta, cioè è questo il momento, cioè non mi sembrava, come aveva messo la discussione sul non siamo stati consultati sul porta a porta perché prima non c'è stato un sì o no al porta a porta, cioè, ma la discussione è questa qui, cioè non è che si va in consiglio e poi si fa il porta a porta a Empoli e senza poi entrare in merito delle questioni, sennò poi giustamente si potrebbe anche dire come ci si arriva, come si entra in porta a porta. E poi sulla questione, perché volevo cercare di fare un po' di chiarezza sul famoso articolo 195 che veniva citato, sono vere tutte le cose che diceva il consigliere Giacomelli, però leggo testualmente dall'articolo, finisce con... dicendo, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti entro 90 giorni i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti urbani. Questi 90 giorni sono decorsi senza che niente sia stato fatto sostanzialmente, quindi in una sorta di vuoto normativo è chiaro che poi ogni azienda cerca la strada migliore e quella che pensa sia poi meno in conflitto con quella che è la normativa. Dico ogni singola azienda, ma poi in realtà la stragrande maggioranza delle aziende anche sul documento dell'ANCI ha poi definito che quella sembrava essere la strada migliore. Finisco con Petrillo una cosa importante invece volevo dire ancora a Fruet perché sia chiaro l'intento. Lui ha detto si va a chiedere ai cittadini di fare la raccolta differenziata e poi si aumenta la tariffa. Questo è vero, però è vero perché fino ad ora, e tengo a ripeterlo, abbiamo avuto dei costi per lo smaltimento dei rifiuti molto bassi. Cioè, si può anche aspettare che chiuda la discarica, si va a portare tutti i nostri rifiuti a peccioli, come diceva il sindaco, dopo che si dice, guardate, facciamo il porta a porta, ci conviene anche perché a questo punto ci costa meno. Mi sembrerebbe una via di maggior lungimiranza quella di non dire aspettiamo che finisca la discarica, ma di fare un passo ulteriore prima e dire intanto iniziamo a farlo, e è vero che ci costa di più, ma perché fino ad ora non abbiamo dovuto portare i rifiuti in un altro comune. Finisco con Petrillo perché mi aveva con quello che mi diceva Petrillo perché mi aveva citato. Io nel mio intervento ho detto che invitavo le forze politiche a votare il porta a porta perché mi sembrava giusto che fosse un passaggio che tutto il Consiglio Comunale dovesse fare, e poi invito le forze politiche, come mi è sembrato di aver capito in questi giorni, vogliono giocare tutta l'opposizione, cioè non parlavo all'opposizione, parlavo alle forze politiche, al porta a porta su un piano dell'aumento dei costi, e quindi si sarebbero dovuti prendere le loro responsabilità perché effettivamente i costi sono quelli di un caffè al mese a cittadino.
grosso modo, l'ho fatto sulla mia famiglia e io, si spenderebbe 50 centesimi a testa al mese in più con l'aumento della tariffa per il 2010. Quindi ho detto semplicemente si prenderanno responsabilità di quello che dicono. Quindi è questo. Dopodiché poi si prenderanno anche le responsabilità del voto che hanno espresso, anche non soltanto in relazione alla tariffa, se era questo che disturbava poi Petrillo, ma poi anche in relazione a altre questioni che hanno tirato fuori. E volevo ricordare che qui adesso si stava cercando di votare ed approvare un regolamento che porterà al porta a porta e che quindi poco c'entra poi, a mio avviso, questioni sul nucleare e su termovalorizzatori. Bene, grazie. Ci sono interventi, tanto ci sono un quarto d'ora di intervento. Sì, come vuoi. Sulla punto numero 8, carta del cittadino Fenta. Prego. Sì, la risposta in qualche modo che volevo dare era che, nonostante sia che l'assessore ovviamente dice che dal momento che noi andiamo a votare il porta a porta, è ovvio che lo facciamo su dei documenti e poi vanno presentati, se no vorrebbe dire parlare in nulla. Io sono d'accordo, ma questo è uno dei motivi e poi porta le persone non a essere contrarie al concetto di porta a porta, ma eventualmente a dissentire su alcuni metodi o su alcuni aspetti che poi sono legati a, cioè il regolamento, alla carta del cittadino utente e così via scorrendo. Per cui fondamentalmente ritorno a ribadire il concetto che avevo espresso prima, e quindi non siamo contrari al porta a porta in sé per sé, ma quando andiamo poi a votare circa 500 pagine tra il piano finanziario e tutti gli altri piani, è ovvio che ci possa essere alcuni aspetti su cui dissentiamo, la vediamo in maniera diversa. Per quanto riguarda invece il decreto legge, tanto lo ringrazio perché ho detto tutte cose vere, io non avevo dubbi, però è giusto anche sia stato ribadito. Il concetto che esprimiamo noi è un altro, che effettivamente non c'è stato un decreto legge comunque entro i 90 giorni in cui andava a definire quali erano le assimilazioni, però già nel testo riportava un aspetto abbastanza chiaro, che è quello che poi ho letto precedentemente, si riferiva alle zone, alle aree industriali, solamente a quelle che derivavano da spacci, mense e così via scorrendo. Oggi in qualche modo, a nostro avviso, questo aspetto era comunque abbastanza chiaro, benché ne mancasse poi una tabella, diciamo, che poi andava a specificare quali erano questi tipi di materiali che dovevano oppure non dovevano essere assimilati all'urbano. Oggi quella tabella è vero che non è venuta fuori, ma c'era un'indicazione abbastanza restrittiva. Ecco, quello che riteniamo noi è che, nonostante ci fosse stata un'indicazione ben precisa, poi abbiamo deciso di andare a rimettere una tabella che risultava addirittura 26 anni prima e che non teneva conto di questa ulteriore restrizione che era stata fatta. Io non voglio dire che stava in questo caso a Publi Ambiente tentare di stabilire una tabella diversa, però è anche vero che le indicazioni che venivano date erano abbastanza precise sotto questo punto di vista. Quindi noi dissentiamo su alcuni tipi di questi prodotti e poi vengano assimilati, per cui il concetto per noi era abbastanza chiaro, come in qualche modo, se prima si sia data un'indicazione precisa, non so, si dica a un figlio non ritornare alle 3 di notte perché sei stato in discoteca e troppo tardi per la tua età, e poi il figliolo ci torna alle 5 di notte ma non è andato in discoteca ma è stato fuori ai circoli di amici. In qualche modo il concetto prioritario è che non torni tardi la notte, e in realtà si è usata una metodologia per poterci girare un po' intorno. Ecco, riteniamo che in questo caso sia stata presa una versione un pochettino più ampia di quelle erano le indicazioni che venivano date con il decreto del 2006. Ci sono interventi sulla delibera? Prego, consiglieri. Ci sono interventi? Baroncelli. Sì, molto.
molto veloce, veramente un secondo e via.